Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Nike Hyperdunk 2015. Innanzitutto vi invito anche a guardare la presentazione del modello precedente di Hyperdunk, anche per avere ben presente le variazioni e le modifiche in questo nuovo modello. Quindi vi lascio la presentazione linkata nel box di descrizione qua sotto al video. Come sempre partiamo con la presentazione, iniziando con quello che è l'ammortizzamento. In questa Hyperdunk rispetto al 2014, dove c'era il Lunarlon nel targettizzato nell'avampiede e nella parte posteriore, qua abbiamo lo Zoom Air, quindi borsetta d'aria inserita nell'intersuola, anche qui sia nella parte posteriore che anteriore, per darci protezione dagli impatti e come sempre anche reattività. Per il resto dell'intersuola abbiamo il nostro classico carrier in Phylon, molto leggero, morbido e che ci dà comunque una buona struttura generale della suola in toto. Per quanto riguarda i materiali abbiamo anche qui una variazione rispetto al modello precedente, possiamo dire che è cambiato quasi tutto. Per la maggior parte della tomaia, in quasi tutta, alla fine abbiamo Fuse, quindi materiale sintetico, mentre nella 2014 avevamo Fuse e Mesh, quindi leggermente più traspirante la precedente rispetto a questa. Per quanto riguarda la linguetta invece, qui abbiamo mantenuto una linguetta totalmente in mesh per darci un buon comfort e anche una buona traspirabilità. Per quanto riguarda la calzata, la scarpa veste true to size, quindi andate regolarmente con la taglia che portate per gli altri modelli e le altre scarpe. Per quanto riguarda il supporto, questa è una scarpa come sempre a taglio alto, come tutta la linea Hyperdunk dal 2008 ad oggi, e in questo modello in particolare punta tanto sul supporto, avendo sia, come dicevamo prima, il materiale che si porta un po' di più sul fuse rispetto al mesh e quindi ci dà più struttura generale, e sia per quanto riguarda il taglio alto, che ci dà molta stabilità, ancora più alto della versione precedente anche nella parte posteriore, che però ha inserti in tessuto e possiamo dire neoprene per darci comunque comfort nella flessione anteroposteriore della caviglia, ma comunque stabilizzarsi nei movimenti laterali. Abbiamo inoltre a livello dell'intersuola l'outsole, quindi la suola in gomma rigida, che sale nelle porzioni laterali e anche mediali della scarpa per darci anche qui più struttura e per mantenerci più stabili all'interno della base della scarpa nei movimenti laterali. E non abbiamo, questo ve lo dico perché l'ho notato, non abbiamo il classico shank plate, quindi l'inserimento del piattino in TPU a livello centrale, proprio perché vogliono darci più una scarpa sì con supporto, ma che ci faccia anche sentire tanto il suolo e ci faccia sentire la scarpa che ci segue nel movimento di flessione dell'avampiede. Come considerazioni finali e personali su questa Hyperdunk 2015, con la precedente non c'entra praticamente nulla, è cambiato tutto, siamo tornati un po' a quella che c'era nel 2011, infatti anche lì c'era lo Zoom Air e c'era un po' più di supporto generale, mentre dal 2012 al 2014 si sono susseguiti tre modelli con Lunarlon nell'intersuola e una tomaia molto molto fresh, molto leggera, che dava una calzata più tipo sock-like, nel senso che sembrava più un calzino rispetto a una scarpa con un vero e proprio supporto. Qua cercano comunque di darci una sensazione, come vi dicevo prima, anche di scarpa che ci segue in tutti i movimenti, ma puntano tanto, e lo ripeto, sul supporto a tutto tondo. Mi sono anche dimenticato di aggiungere che c'è il nostro classico flywire, che ci dà protezione e anche qui supporto a livello laterale e anche mediale, e rispetto ai modelli precedenti questo flywire è sicuramente più spesso, proprio i cavetti sono più grossi in termini di diametro, quindi si sono accorti anche lì, come d'altronde mi hanno detto anche molti clienti, che il flywire si rompeva dopo magari anche una stagione, però comunque uno si aspetta che rimanga fino alla fine, e quindi hanno cercato di rinforzare anche questo punto debole. Come sempre io vi ringrazio per aver seguito anche questa presentazione, vi invito a condividere e a cliccare like sia qui su YouTube che sui nostri social network, e a commentare per farci anche un po' sapere cosa ne pensate dei nostri video. Grazie mille per il supporto e alla prossima!